Sapete che in queste ore c'era una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno le scuole. Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato anche il parere del Comitato Tecnico Scientifico e abbiamo deciso prudenzialmente, visto che la situazione epidemiologica cambia velocemente, di sospendere le attività didattiche al di fuori della zona rossa fino al 15 di marzo. So che è una decisione d'impatto, come Ministro dell'Istruzione io ovviamente spero che i miei alunni tornino al più presto a scuola e mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale, seppur a distanza, venga fornito a tutti i nostri studenti. La sospensione delle attività didattiche proseguirà. Sapete che adesso il termine è il 3 aprile, ma ragionalmente, per quello che più o meno abbiamo potuto valutare in anticipo, non c'è una prospettiva di ritornare alle attività didattiche ordinarie, a scuola, all'università. Possiamo già anticipare. Per quanto riguarda invece la sospensione delle attività produttive, quelle ovviamente che abbiamo individuato come non essenziali, una misura che allo stato, diciamo, non sappiamo ancora, è ancora troppo presto. Però se mi permettete, per noi l'obiettivo prioritario rimane sempre la salute dei cittadini. Zapata, ujekali, praminja zabili, ničevo, ja tut pasižu. Siedo a una tavola ignota e dormo in un letto non mio e sento la piazza già vuota gonfiarsi in un tenero addio. Le
porte del mondo son chiuse, le porte del mondo son chiuse, serrate alla pioggia, serrate alla luce, le porte del mondo son chiuse. La voglia di un passo, di facce, di spiriti nuovi, qualcosa che tu non conosci, qualcosa che forse non trovi. Le porte del mondo son chiuse, le porte del mondo son chiuse, serrate alla pioggia, serrate alla luce, le porte del mondo son chiuse. Thank you.
Ho perso diottrie addomesticando un angolo di cielo e ho perso terreno per riuscire a domarlo. Le scrivo da qui, tra il quarto e il quinto lampione, quello ingobbito e scuro in viso che se lo cambiassero, come promettono di fare ma non fanno mai, perderei persino il mio ritaglio di volta celeste. Tempo fa sedevo sull'orizzonte, tra la brumosa onda e l'immenso orecchio pieno di zecchi astrali, a cercare di imitare le stelle cadenti, che da bambino mi chiedevo perché si staccassero dal cielo, come io cercavo ora di scollarmi dalla terra. Nessuno però avrebbe espresso un desiderio. Cosa dice che pensino le acque del Golden State Bridge, e i palafreni tramortiti dalle penne russe, e le penne degli albatri del Pacifico tra le mani sporche dei marinai? Questo è un mondo di marinai con le mani pulite. E a volte sento di aver perso troppo tempo tra gli albatri, che dall'orizzonte non mi hanno insegnato a volare.
ti via di là. Хорошо. Ah, у меня тоже хорошо. Che piacere, Giuseppe, incontrarti. Senti, c'è nessuno sopra? No, non c'è nessuno. È tutto buio, tutto però. Buio, sì. Quindi mi avventuro nel avventuro, buio. Puoi andare dove vuoi. Va bene, grazie. Ci vediamo dopo, Giuseppe. Salve, Dani. Grazie, Dani, a voi. Ma dove vai? In caro figlio lezione. Ma dove vai? Nell'aula Sabatini c'è lezione. Caro Giuseppe, sono felice solo in aula, caro figlio, con il tragitto. Da un'aula che ho appena lasciato e un'aula che devo ancora raggiungere. Perché siamo diretti in Sabatini, l'aula più lontana, l'aula più selvaggia. Allora, buongiorno, in realtà siamo quasi alla fine del corso. E allora, quando cominciano gli iscritti? Quando cominciano i quattro? Primo giugno. Quindi ci siamo quasi. Stai preparando? Tutti i giorni. Vabbè, questo significherà che avrete più tempo da dedicare alla preparazione degli esami per costruire la base filosofica di un nuovo orientamento. Sappiate che Pio Divano, e qui lo metto da virgolette più geniale poeta del mondo, ha sempre considerato esattamente come lo scrive, un perfetto idiota a termine. Non ha mai sopportato a termine, se lo scrive in diversi punti. Non caso di un minuto, cartina, moccia, ogni istante, il quadro, cioè la situazione, può anche mutare. Quando Piernico ha un attacco di nervi, e il suo interlocutore, cioè Curtin,
deve ricordarsi di un'altra sua arte, quella di medico. Perché solo io? Perché? Solo. Io. Io sono solo. Sono solo. Sì, tu sei solo. Professore. E allora, cadendo giù, carezzando le labbra fertili del cielo, mi sono guadagnato il mio angolo che gli occhi riconoscono solo di notte. Le stelle d'altronde mi hanno forgiato, da che per alcuni sono morto da tempo, mentre per altri brucio all'esterno. Ma che si fottano gli altri? Che senso ha illuminare se intorno a me questa notte, come tutte le altre, vedo solo buio pesto? Professore! Le stelle mi hanno fregato, capitano. Professore! Questo nero lo ha fatto. Messo all'angolo da un angolo, finché il naufragare è divenuto dolce, e distinguere i colori invece, un immane disastro. Professore. È impossibile, condividendo il letto con la tristezza, apprezzare un colore senza macchiarlo. Professore. Non so parlare di gioia, poiché se tutto è sereno all'orizzonte, se il sole sorge e non mi arreca fastidio, mi sento il sangue mancare e l'inchiostro si gela, e quando ciò accade divento un uomo perso, un matto, un folle. Professore. Dunque, sono anche schiavo di questa china chiara. Professore. Lei ne è uscito, capitano. Così mi diceva. Non deve essere stato semplice. Quante donne ha avuto, capitano?
su quanti colli avrà soffiato il suo fiato intrecciandosi ad un afflato altro. Non è stato magnifico, ma non ha avuto poi voglia di distruggerlo. Ah, era solo un intercalare infantile. Non ho bisogno di risposte. Glielo si legge negli occhi quanto ha distrutto e quanto ha sofferto. Professore. 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 This house, she's holding secrets. Got my change behind the bed and a coffee can. Throw my knuckles in just in case. I will go if you ask me to. I will stay if you dare. If I go, I'm gone shameless. Let my professore! Gillo? Bella, professore. Professore! Giulia! Sì, professore, sono io. Forina! Professore! Roberta! Presente! Ma quanti siete? Dove siete? Cosa fate? Un fiorino! Michele, ci sei anche tu? Ci sono anch'io, professore. Prof, anch'io. Che succede, professore? Ha urlato, ci ha svegliati. Stavo sognando. E che ci fa con una bottiglia di vino in mano alle 4 di notte? Ma c'è anche la mezzina? Non credo, professore. Lo sa che la mezzina non ama farsi riprendere. Ma che stavate sognando, professore? Non lo so. Era un incubo. Non aveva senso.
Fortuna che ora si è svegliato. La fortuna che è passato. Ora è tutto più realistico. Professore, che ci fa con una bottiglia di vino in mano? Professore, risponda. Voleva proporre un brindisi? Sì! Un brindisi? E a cosa? All'ultima lezione. Tra quanto è? Tra poche ore, professore. Dovremmo dormire. E se l'attesa della lezione fosse essa stessa la lezione? Tra poco andiamo a dormire. Prima facciamo un brindisi. Voglio che sia una splendida lezione. Professore, ma tutte le sue lezioni sono splendide. Le sue lezioni e quelle del professor Caratozzolo sono le migliori. Michele, ma se non metti in mezzo Caratozzolo non sei proprio contento, eh? Beh, ancora vede il film anche lui. Che film? E chi lo pronuncerà questo brindisi? Ci vorrebbe proprio Caratozzolo. No, Caratozzolo no, ai figli piccoli. Lasciamolo dormire. Il brindisi, professore, chi lo pronuncerà? Chi? Non lo so. Non doveva finire così. Le prostitute rideranno a lungo della fine del nostro amore, appiccheranno fuochi al confine dell'universo per annunciarlo agli alieni, scalpicciando il tappeto degli esseri umani. Quando verranno a saperlo anche i pagliacci brilli, lanceranno nello spazio arance e birilli, e con le braccia rotte ricorderanno a noi il ragazzo che ero, la ragazza che sei. Prometo attenderà l'aquila al suo canto, la pregherà di planare prima che posso di lui sul suo fegato, e dirà piangendo: non doveva finire, non doveva finire, non doveva finire, no. Truffatori mi hanno già sulla loro agenda, tre carte la mia casa diventerà una tenda, i falsari hanno coniato una moneta col tuo profilo, la scimmia ha superato il superuomo sul filo, le madri che i passeggini cesseranno di fare stragi ed i miei tre rioni coi loro uncini voraci, le tue amiche potranno ora ridere di noi, del ragazzo che ero, della ragazza che sei. Tua madre attenderà alla fine ridendo la pregata distesa sul letto del po', ma ascolta i santi in cielo, stanno già dicendo: non doveva finire, non doveva finire, non doveva finire, no. I gigolo appuntano avidi il tuo numero, credendo che tu goda del piacere effimero, ma lasciamo che l'acqua lurida scorra sotto i ponti e il sole dell'avvenire presto tramonti. Io sento gli ottimisti già deporre le speranze, e anche se accoglierò nolente le tue istanze, il dado è tratto e guerra incivile fra noi, fra il ragazzo che ero e la ragazza che sei. Tuo padre scriverà una specie di poesia con quadri bozzettistici della nostra Riobò, ed io gemendo reciterò la litania. Non doveva finire, non doveva finire, non doveva finire, no. Fissano quote basse per l'addio, e gli scommettitori intorno fanno tramestio, e i preti contraggono debiti anche col Vaticano, e c'è persino chi passando mi ha stretto la mano, dei nostri baci, delle nostre frasi patetiche lascia che ora ridano le peripatetiche, annuncino al cosmo intero quel che sarà di noi, del ragazzo che ero, della ragazza che sei. Poi Newton dirà la mela in marcia, la gravità è che mangiarla più non si può, oh, riprendi i tuoi averi, rimettiti in marcia, anche se non doveva finire, non doveva finire, non doveva finire, no. Thank you.
della statistica barese e riuscire a conservare il tuo potere non doveva finire. Che cos'è? Buonanotte, professore. Che cos'è? A domani, professore, e mi saluti il professor Caratozzolo. Che cos'è? Che cos'è? Lei vuole essere capito dal suo dipartimento, ma se non sarà capito, che fare? Che cos'è? Che cos'è? Attraverserà il rettorato in disparte, come una pioggia obliqua d'estate. E ciao! Che cos'è? È Majakovsky, professore. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? È la bevetta del compagno vero. Che cos'è? Sì, sei di nuovo solo. Giuseppe? Ecchi me? Giuseppe Maggiore, che bello sentirti. Stea. Cosa? Mi chiamo Giuseppe Stea. Maggiore è il mio soprannome. Ah, scusa, non lo sapevo. Beh, come primo film, mi puoi chiamare come vuoi. Giuseppe, Maggiore, Stea, tanto sono una star. Che film? DPS. E che cos'è? Ah, se non lo sei tu? Comunque quello è sangue finto. È vero! Che bello! Visio Budiet Karasho. Eh? È russo. Lo so, ma in che senso andrà tutto bene? Vedrai. È ora di svegliarsi. In che senso svegliarsi? Tra poche ore hai l'ultima lezione. In carovillo? Sì, ti piacerebbe. In sabatino? Non è. E dove? A casa tua. Ci pensa mai a quanto docile la rendeva la curva giovane e mansueta delle fauci del ricordo? Non ha cambiato totalmente muta. Scorrono ancora pagine ingiallite tra le sue orbite, ma pagine nuove sembrano accarezzargli le dita.
profumano di scrosci passati, alcol e sigarette lasciate a metà. Mi insegna allora a capire cosa sia più importante prima che questo perfezionismo mi divori e di me non rimanga più niente se non stupide lettere accatastate dal tempo. E quanti cuori ho attraversato per trovarla, capitano? Oh no, non parlo di lei. Sa bene di chi parlo. E vorrei poterla custodire nel palmo della mia mano. A volte, in sua compagnia, sento che sia ormai passato il tempo in cui desideravo soltanto soffocare l'amore e tracciare con l'inchiostro ciò che ne era rimasto. Pare pure che voglia goderne appieno, come se dovessi meritarmelo. Ma non ho ancora imparato ad amare me stesso. E ad ogni fallimento, errore, graffio e sobbalzo, sento la mia mano chiudersi a pugno e i miei occhi tornare a rifugiarsi in quell'angolo di cielo. Soli. E pensare che quell'angolo lo ha visto anche lei. Ma quanto sarebbe infelice raccontare una storia felice. Thank you.
e raccontò quello che è scritto qui. Ma... per l'università, qual è lo scenario? C'è una mi pare di aver capito, una forma un po' ibrida, mista. Ci sarà un modello misto con una presenza di una parte degli studenti in aula, una parte degli studenti a distanza, facendo scegliere molto gli studenti. Cioè, la nostra idea è stata quella di privilegiare, di mettere al centro lo studente, che potesse scegliere un poco qual era la formula che preferiva. Però voglio ricordare che, visto che abbiamo questa formula blended, cioè che blended, tutte le lezioni vengono fatte contemporaneamente in aula e vengono trasmesse a distanza, perché abbiamo cablato tutte le aule italiane, in quel momento in cui si sospendono i corsi non è che si interrompe l'attività didattica, cioè tutti a casa a seguire le lezioni. Ciao e benvenuti ad un nuovo video, io sono Rossella ed oggi vi racconterò una storia che ha a che fare con il progresso ed il cambiamento. Ci troviamo a Bari, in pieno centro, più esattamente tra via Garruba e via De Rossi. E passando per queste strade un tempo gli sarebbe venuto in mente di cambiare auto, poi magari pneumatici. Mentre oggi il cambiamento che via Garruba comporta è culturale. Pensate che qui si può cambiare oggi visione del mondo attraverso lingue straniere e culture diverse. Siete incuriositi? Per raccontare la storia di questo edificio occorre fare un viaggio nel tempo. Partiamo dal 1928, anno in cui la fabbrica italiana automobili Torino, al secolo la Fiat, decide di inaugurare proprio qui, in pieno centro a Bari, uno showroom. E per farlo in grande stile ingaggia due grandissimi esperti, del calibro di De Giglio, a cui la città di Bari è legata per il teatro Margherita, e Cesare Augusto Corradini, ben noto per la Fiera del Levante e Palazzo Fizzarotti. Per decenni qui si ospitano centinaia di veicoli, ma qualcosa cambia. Nel 1953 infatti passa alla Pirelli, che ne fa un deposito di pneumatici. E con gli anni questo posto, ormai divenuto fatiscente, viene salvato non per una, ma per ben due volte dalla cultura. Infatti nel 65 lo acquista l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e gli ridà con calma lustro e nuova vita. Ma non tutti sanno che nelle varie fasi per rimettere a nuovo l'edificio ce n'era una che prevedeva il suo abbattimento. Ed è qui che entra in gioco ancora una volta la cultura a salvarlo da minacciose ruspe. I due esperti incaricati per i lavori di restauro, Cucciolla e Sant'Angelo, riconoscendo all'edificio un valore storico e architettonico, si rifiutarono di abbatterlo, perché insieme allo stabile sarebbe crollato anche un pezzo di storia barese. E ciò che vedete oggi è dal 1996 una seconda casa per chi studia qui a Bari lingue e letterature straniere, proprio come lo è stata per me fino a qualche tempo fa. E tra le aule di questo dipartimento, come ad esempio la famosa aula Caro Figlio, non si abbattono più vecchie pareti, ma si eliminano dei muri mentali per imparare a comunicare tra lingue e culture diverse. Ciao! Speaking different tongues, like a car mirage that's been playing the desert song. Everything I wanted became nothing real at all, and I don't know what I'm chasing. Maybe I'll never. Se quegli occhi verdi si spegnessero poco a poco. Oh, come piacerebbe alla mia penna. Ma io, in quegli occhi mi ci riscopro. E nei suoi, capitano, mi ci ritrovo. Thank you.
E allora, lasci che mi corregga. Non mi insegni nulla. Continui solo a raccontarsi, a dirmi di fare il bravo, a ricordarmi che, come diceva Kundera, la vita è altrove. Lascerò quell'angolo e sputerò il veleno in un binario, vedrò solo un treno per l'altrove e vomiterò parole di gioie, di notti, di note stonate e di lacrime chiare, dicendo a me stesso di essere vivo nelle mie fragili ossa di carta. E quando leggerò per l'ennesima volta di quei versi che dicono che vivere sia di gran lunga più difficile che morire, capitano, mio capitano, lo farò con la sua voce. E se anche l'illusione che sto vivendo dovesse subitaneamente finire, ebbene, dovrà ricordarmi ancora una volta che la vita è altrove. Ma faccia attenzione, perché quel giorno vorrò sapere dove cazzo sia. Io, frattanto, cercherò di catturare tante albe quanti tramonti, tante stelle quante nuvole, tanti silenzi quante parole. E ricorderò, o cercherò di ricordare, di illuminare e di vedermi lumeggiare. Scommetto però che quel giorno ci sarà troppa luce per accorgersene, ma perlomeno avrò scritto della gioia, e di questo, capitano, le sarò eternamente grato. Maggiore! Giuseppe! Stea! La caro figlio! Allora, buongiorno. In realtà,
Questo è un nuovo inizio. Dopo questa lunghissima notte, è particolarmente emozionante per me essere di nuovo qui. È bellissimo sapere di essere tornati a casa. E a proposito di casa, prima di cominciare la lezione, mi collego, come saprete, con i vostri colleghi che hanno deciso eventualmente di seguire la lezione da casa. Poi cominciamo, giusto qualche secondo di tempo, il tempo che si colleghino, insomma. Poi iniziamo la lezione su Gheorghi Ivanov, dove eravamo rimasti, ricorderete. Vediamo se c'è qualcuno, datemi solo qualche secondo. Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno, prof! Come state? Io bene, prof. Per fortuna mia madre ha appena finito con la scopa elettrica. Professore, ma quella è casa sua? No. Ma quella è proprio la caro figlio! E sicuramente ora nella Sabatini Caratozzolo starà facendo cantare o ciccioni agli studenti. Professore, Florina non riesce a collegarsi, mi ha mandato un video su WhatsApp per lei. Dai, vediamo. Poi cominciamo, ragazzi, un attimo solo. Professore, ma la caro figlio è piena? Quasi. Quanti saranno, prof? 100? Meno. 90? Un po' meno. 80? Ancora un po' meno. Ma quanti allora? Quanti, prof? Quanti? 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 Professore, risponda. Sarai pure tornato in ora, caro figlio, ma gira che ti rigira, tu rimarrai sempre solo. Professore? 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 Prof. Prof. Professore? 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 Estate, son fritto come una polpetta. Il tempo c'è, non c'è moneta. Ma non mi importa neanche un po'. Estate, ho il giornale sotto braccio. Senza birra come faccio? Adesso la vado a cercare. Estate, c'è una serata in via Garruba. Però i biglietti vanno a ruba. Magari poi ripasserò. Estate, tempisti armati di lametta, forse preparano vendetta, che certamente fallirà. Estate, zanzare in cerca del mio sangue, e l'autan è finito ovunque, non è che me ne presti un po'. Estate, è un cappio al collo che mi strozza. Presto portate una carrozza, ma mi accontento del chino. No, no, no. Estate, jeans vecchi come una moneta. In bocca una sigaretta e faccio un tuffo dentro il mare. Estate, c'è una ipotesi concreta che si avvicini una cometa.
che tutti quanti ammazzerà. Ra ra ra. Caccia di guagnelli, chissà se se la calerà.